Cercherò piuttosto di parlare di questa idea di umanesimo, così come certamente emerge dall'esperienza storica dell'umanesimo italiano e la sua differenza anche rispetto al periodo propriamente rinascimentale. In mezzo tra i due momenti vi è la grande crisi tra fine del 400 e il sacco di Roma, insomma, no? Quindi una crisi politica, religiosa, la riforma protestante, cioè il periodo umanistico con tutte le sue tensioni, le sue speranze anche tracolla tra la fine del XV secolo e quella grande catastrofe per il nostro paese in generale, la sua cultura, la sua politica, le sue attese, che è emblematicamente segnato dal sacco di Roma. La mia attenzione invece è rivolta proprio al periodo specificatamente umanistico, anche se questo periodo poi influenzerà enormemente i grandi autori, le grandi correnti di pensiero artistiche del Rinascimento, del periodo successivo. La crisi di questo umanesimo, cioè proprio il venir meno di questa cultura come fecondatrice del pensiero europeo, è con le origini del razionalismo. Il testo chiave per intendere questa frattura è il discorso sul metodo di Cartesio, no? Dove fin dalle prime pagine Cartesio rigetta parole quasi di disprezzo la cultura umanistica, facendone un po' di oniero un fascio, no? Lì c'è un momento in cui questa cultura viene, diciamo, superata, tra virgolette, o si intende superata da parte dei grandi autori del razionalismo, per ritornare in qualche modo di nuovo un fattore agente del nostro pensiero, della nostra cultura, nell'idealismo, ma fino a un certo punto. Umanesimo, beh, se ne parla molto, no? E se ne parla ancora in un modo che non fa i conti con le grandi trasformazioni interpretative che in Italia sono iniziate con Garenne, con Vasoli, e che in questo mio libretto io in qualche modo estremizzo. Umanesimo, se ne parla ancora adesso, no? In modo molto banale, dozzinale, ma con quale accezione? Beh, bisogna iniziare un nuovo umanesimo, no? Bisogna, che timbro hanno queste espressioni? Torniamo a mettere in ordine, no? A fare armonia, a comporre, a fare pace. Questo è il timbro, l'accezione, no? Umanesimo come un periodo, come un'idea in cui l'uomo, umanesimoismo, l'uomo è messo al centro, l'uomo, la dignità dell'uomo è qualcosa di ben fondato, di certo, e noi possiamo assicurarci a questa idea, no? Non è questo. Non è così che viene propinata anche adesso questa idea di umanesimo. Dobbiamo assicurarci, superare queste crisi, questi disagi, queste contraddizioni e giungere a una sicurezza. Così viene contrabbandata l'idea, no? Ecco, questa idea è esattamente l'opposto della mia idea di umanesimo, che appunto, se volete, estremizza una tendenza interpretativa della grande storiografia italiana, grandissima storiografia italiana, che ha avuto forse come suo maestro appunto Garenne. Perché? Centralità dell'uomo rispetto al Medioevo, tutte questi topoli, questi luoghi comuni che abbiamo sentito a scuola, no? Che vengono ancora ripetuti stancamente: centralità dell'uomo, l'uomo come microcosmo, immagine micro
del macrocosmo. E come nel macrocosmo vediamo stelle, astri, gli dei visibili di Platone, tutti sinfonicamente organizzati, no? Una sinfonia, la musica delle sfere, così anche noi, anche questo uomo, nei suoi vari organi, nelle sue varie parti, guarda che bello, com'è bello, nel senso proprio greco, classico, del kalos, del pulcher, no? Una forma ben organizzata, in cui ogni parte è perfettamente integrata con le altre a formare un tutto armonico. Questa idea della centralità dell'uomo e della dignità dell'uomo in questo senso. Nulla, secondo me, è più lontano dal vero. Il grande umanesimo vede sì l'uomo come miracolo. Il De Dignitate Hominis, l'Orazio famosa, il Pico della Mirandola, che è uno dei pochi testi del pensiero umanistico che si è ancora un po' letto, un po' discusso. No? E inizia dicendo, citando un testo ermetico, del Corpus Hermeticum, inizia dicendo grande miracolo dell'uomo, grande miracolo, ma come? Perché è miracolo? In qualche modo esattamente per i motivi opposti rispetto a quelli portati avanti dalla visione tradizionale. Perché è un miracolo? Perché è straordinario l'uomo rispetto a tutti gli altri enti, rispetto a tutti gli altri animali? Che cos'ha di straordinario? Che è un centro, che è sicuro, che è ben fondato. L'opposto, se si legge lo stesso Pico come si deve, si vede che l'uomo è qualcosa di tremendamente meraviglioso. Tremendamente meraviglioso. Il greco c'ha un bel termine per dire questo, no? E quelli sapevano il greco, a differenza dei medievali. Deinos, deinon, no? Il grande stasimo di Sofocle nell'Antigone, no? Nulla di più deinotero, di più tremendo ho visto dello spettacolo che offre l'uomo. Perché è straordinario l'uomo? Perché a differenza di tutti gli altri esseri non ha una fissa dimora, non ha un volto solo, non ha un linguaggio che sta, chiamiamo linguaggio per modo di dire, perché gli animali non hanno linguaggio, loro non è un linguaggio, non ha una forma di espressione una. L'uomo è straordinario perché è incurabilis, perché non può essere determinato, definito, perché è qualcosa che si oltrepassa e si trascende continuamente, non può essere ordinato, è straordinario, non è ordinabile, non è definibile, non ha dei confini certi, non ha un volto solo, è un camaleonte da questo punto di vista. Oggi ti appare con una maschera, domani con un'altra, gli animali non fingono. Gli animali non si mascherano, gli animali hanno un sistema di segni che è quello, gli animali hanno dimore fisse, gli animali sono determinati e definiti, ordinati, l'uomo no. E questo suo atteggiamento vale anche nei confronti della natura, l'autore a me più caro, Leon Battista Alberto, purtroppo non arrivo, no? A pagine aspre, mordaci, fino al pessimismo più acuto nei confronti di questo carattere tremendo che costituisce il miracolo dell'uomo. Certo che è un miracolo l'uomo, perché non ha nulla a che vedere su questi piani essenziali con gli altri animali. Certo che è un animale, ma è un animale che eccede
da tutti i punti di vista il modo in cui i comportamenti, i modi in cui gli altri animali vivono. È indeterminabile, qual è la sua categoria? Lo dice chiaramente Pico, ma Don Battista Verdi lo aveva detto 50 anni prima in modo ancora più radicale nelle sue grandi opere, le intercenari, il Momus, che erano rimasti inediti allora, però Don Battista Alberti non era inedito, era ben conosciuto, parlavano tutti, era un grande architetto, no? Il più grande di tutti, quindi un personaggio centrale dell'umanesimo, che scriveva queste cose, no? Che molte volte l'Orazio di Pico viene letta quasi in contraddizione con queste opere di Don Battista Alberti. Non è così, perché appunto se noi andiamo a vedere il pensiero dell'Orazio, vediamo che appunto al centro ci sta certo l'uomo, certo che è il centro l'uomo, ma al centro, perché è col nostro sguardo che guardiamo, col nostro sguardo che osserviamo, col nostro sguardo che calcoliamo, al centro c'è questa natura incerta, incerta, che non ha centro, al centro. Al centro c'è il nostro sguardo, che noi siamo quegli enti, gli unici enti che osservano e studiano la propria natura e la natura circostante. Al centro c'è uno sguardo che non ha centro. C'è una mente che è appunto inquieta o impigera, come diceva Lucrezio. Mai pigra, che mai sta, l'uomo non sta. La natura dell'uomo, a differenza di quella di tutti gli altri animali, consiste nel non stare. È una figura di esodo, è una figura di esilio, è una figura di avventura, possiamo dire come vogliamo, una figura di scoperta. E questo la rende incurabile, cioè non puoi sognarti di curare questa insania dell'uomo. Non siamo mai sani, perché insano, qualcosa che è tranquillo, sicuro, sono insani. C'è una follia in questo miracolo che si ha, no? Una follia, è il tema della follia più centrale dell'umanismo, no? La rappresentazione, la pittura della follia dell'uomo, si accompagna strettamente ragione, follia, follia e ragione, sono due facce della stessa realtà, perché l'uomo è questo oltrepassarsi sempre e vuol dire anche il delirare, no? Nel senso etimologico del termine, no? Il delirio è superare la lira, lì, sempre. Noi trasgrediamo sempre. E in questo anche spesso ci confrontiamo con la natura nei termini che ora poi il mondo contemporaneo tante volte è denunciato e che Alberti diceva 600 anni fa. Cioè l'uomo tenta e ritenta di denaturare natura. Il suo rapporto con la natura non è un rapporto pacifico, armonico, sintetico, perché l'uomo cerca di porre al proprio utilità la natura costantemente, di imporre alla natura la propria volontà, la propria visione, i propri fini. E Alberti dice appunto denaturare natura, tentans et per tentans denaturare natura. In una pagina importantissima del Teogenio, ma poi ripresa negli intercenari, eccetera, eccetera. Questo è il miracolo per l'uomo. Questo è il miracolo per l'uomo. E in questo suo trascendersi e oltrepassare sempre, e oltrepassare anche, e non riconoscere alcun limite naturale, nessuna colonna d'Ercole lo trattiene. Grandi immagini di Luis Dantesco che in qualche modo mi torna, no? In questo suo mai stare, in questa sua infirmitas, questa sua radicale infirmitas, può, perché nemmeno gli umanisti negano il libero arbitrio, questo è un elemento importante che andrebbe discusso, approfondito molto, il tema della libertà di arbitrio. Se mai abbiamo tempo di vedere qualcosa in questa sua infirmitas radicale, ontologica infirmitas,
Cioè non è che c'è il carattere di questo, di quello, di noi, è un carattere del nostro esserci, questa radicale infirmitas. Possiamo, ci dà un libero arbitrio, di volare oltre l'angelo, perché? Perché l'angelo è una natura come gli altri animali determinata. Dopo quel fatto originario, gli angeli cattivi, gli angeli buoni e quelli restano in eterno. Quindi sono determinati esattamente come gli animali. Quindi noi possiamo volare oltre l'angelo, perché se vogliamo, se arriviamo all'angelo e oltre, lo facciamo per forza nostra, per intelligenza nostra, per capacità nostra, vogliamo. E quindi siamo superiori all'angelo. Possiamo essere superiori all'angelo come inferiori alla più infima bestia. E attenzione, non è che allora siamo superiori all'angelo e lì restiamo. Un giorno possiamo essere superiori all'angelo e il giorno dopo essere più sotto della più infima bestia, perché la nostra infirmitas non ci assicura mai nella posizione che raggiungiamo. Ogni giorno dobbiamo conquistarci la nostra posizione. Ogni giorno dobbiamo deciderci chi sei uomo. Questa è la domanda degli umanisti. Non qui testo, come hanno interpretato anche tanti filosofi contemporanei che dell'umanismo non hanno capito nulla, pur essendo anche tra i massimi filosofi contemporanei, come Heidegger, che dell'umanismo non hanno capito assolutamente niente. La domanda non è qui testo, ma ecco, l'umanismo vanno in cerca della definizione dell'uomo, mentre l'uomo è l'esserci ecstatico, eccetera, eccetera. Ma è esattamente Heidegger quello che dicevano gli umanisti. Se tu li avessi letti, avresti capito che è esattamente questo. Non quid est homo, la domanda metafisica, l'essenza, eccetera. Quis est homo, tu uomo, ora, chi sei? Chiediti chi sei. Nel senso, chi vuoi essere? Chi cerchi di essere? Oggi, qui, ora. Questa è la domanda che si pongono gli umanisti. E vogliono rappresentare questo uomo. Vogliono rappresentare questo uomo che può essere gli opposti, una contraddizione in termini intrinseca. Noi siamo la contraddizione, in noi ci sta la potenza degli opposti. Ma c'è dato il libero arbitrio per deciderci, ma guai a pensare che una volta che siamo decisi in un senso, quello resta, no? Come in qualche modo Agostino, che è uno dei grandi padri, forse il più letto e più amato degli umanisti, Agostino, pagina ben nota, dice: ogni mattina mi alzo e dico e mi chiedo chi sono? Non sarò mica l'anticristo? Dai, non si chiede chi sono per dire, non sarò mica io, Agostino, l'anticristo. Cioè, la domanda che si pone ogni mattina alzandosi è la domanda radicale: sono il cristiano o l'anticristo? Chi sei tu uomo? Questo qui è uomo. Tu uomo. E la risposta ogni volta è diversa, può essere diversa, e questo comporta che cosa? Che da questo uomo possono nascere le grandi opere che tutti avviamo, certo. Dalla stessa linfa può nascere la facciata di Santa Maria Novella, il tempietto del Santo Sepolcro, Palazzo Lucellare, il cupolone di Buonelleschi che abbraccia tutti i popoli di Toscana e che mai nessun romano è stato capace di fare davanti al simile. E lei si è andato a Roma, studiato, eccetera, eccetera, poi però ha fatto il cupolone, e cupolone, come dice Alberti, supera qualsiasi architettura romana. Però per superare qualsiasi architettura romana deve aver studiato l'architettura romana. Per scrivere meglio di Cicerone e Tacito deve aver letto Cicerone e Tacito.
Questa è la filologia umanistica, che era qui dentro un capitolo del libro, ma non è questo di cui volevo parlare. Filologia è un aspetto fondamentale dell'umanesimo, ma in questo senso. Nulla di erudito, nulla di sedentario. Che vanno a scuola nei romani per imparare a parlare bene e forte, in modo da convincere il mio interlocutore. Voglio convincerli nel mio volgare, come Cicerone convinceva i suoi, nel suo volgare, nel suo volgare. Virgilio aveva mostrato, già dice Dante, quanto poteva la lingua nostra, e anche il latino. E che cos'è l'italiano che parliamo? Che cos'è l'italiano che parliamo? Se non il latino dei nostri giorni, che cos'è? La trasformazione, e le lingue sono l'esempio più importante, perché ciò che ci caratterizza è il linguaggio. Il linguaggio quindi è l'esempio più importante di questa infirmitas di cui abbiamo parlato in senso antropologico generale, perché nel linguaggio, che è il nostro corpo, si mostra appunto questa instabilità ontologica. Il linguaggio umano non sta, si trasforma continuamente. In base a che cosa? Quali impulsi fondamentali trasformano continuamente il linguaggio? Tanti, no? Il meticciamento, l'incontro, perché nel nostro faresimo continuo incontriamo altri, ci facciamo prossimi altri, contaminiamo, siamo contaminati. Ma anche per che cosa fondamentalmente? Questo è Dante. Per rappresentare la realtà, la nostra realtà. Come volete che Dante potesse scrivere la Divina Commedia in latino? Petrarca poteva scrivere l'Africa in latino, ma Dante poteva scrivere, poteva rappresentare così drammaticamente i problemi del suo tempo con il latino, no? Virgilio poteva rappresentare i grandi problemi, il grande simbolo dell'impero in latino, perché era il suo tempo. In questo senso mostra quanto può la lingua, quanto potente è la lingua. Tante, e quindi la lingua si trasforma, il linguaggio si trasforma che cosa? Perché ognuno di noi, in ogni epoca, c'è bisogno di rappresentare la realtà di quell'epoca, e non puoi rappresentare la realtà di quell'epoca con il linguaggio di ieri. Quindi devi trasformarla questa lingua. Ma dov'è che allora il latino è fondamentale? Il latino ti mostra come la trasformazione che tu devi operare nel tuo linguaggio debba avere un fine. Quale fine? Quello di permetterti la rappresentazione più potente, più convincente, più integrale della tua realtà. È il tema del volgare illustre di Dante, no? Che è fondamentale per intendere anche la filologia dell'umanesimo, tanto è vero che Marsilio Ficino traduce Dante in volgare. Monarchia e il De Vulgari Eloquenza è una delle opere anche più lette, il De Vulgari Eloquenza, il tema del volgare, il volgare illustre, cioè il volgare capace, illustre, provo dire, capace di parlare laddove conta, laddove la realtà viene decisa, i posti fondamentali della nostra prassi, no? Allora sono i tribunali, sono le assemblee, sono le corti, lì occorre parlare illustre, perché lì la parola è un'arma decisiva. Allora bisogna armarsi di un linguaggio illustre, se vogliamo rappresentare adeguatamente la nostra realtà. Questo. Per parlare un linguaggio illustre tu devi avere memoria di tutta la storia del tuo linguaggio, quindi devi avere memoria del latino, vedere in quegli autori, e poi quegli umanisti anche il greco, quegli autori come erano riusciti nei loro volgari a dare un'immagine integra, perfetta della loro realtà. Allora vai a scuola da loro, ma vai a scuola da loro per superarli come Brunelleschi va a Roma per costruire un polone, per superarli. I classici, come dico nel libro, sono letti, amati, studiati perché ci permettono di diventare classici, non degli idoletti da venerare così. Nulla di venerazione, nessuna venerazione,
come in Dante per Virgilio, certo venerazione, ma non vedete che razza che non posso filiare, no? È il classico alimenta, lo mangi il classico, non lo vedi, lo divori, te ne fai alimento, non ne fai un altarino, un idolo di carattere grammaticale, sintattico, eccetera, no? Per il modo in cui abbiamo distrutto l'amore per i classici nelle nostre scuole. Questo è il tema del linguaggio. Il tema del linguaggio come immagine di questa infirmitas, di questa insecuritas, proprio di questa instabilità che ha questa dimensione proprio ontologica. Non siamo noi uomini immersi in una vicissitudine, non siamo immersi in contraddizioni, lacerazioni, crisi, no, lo siamo, siamo vicissitudo, siamo infirmitas, siamo insecuritas, non è che viviamo nella insicurezza, nella infermità, lo siamo, ed essendolo ogni volta questa lotta interiore, prima di tutto interiore, per deciderci verso un linguaggio che sia il linguaggio della ragione, che sia un linguaggio che rappresenta la realtà, che sia un linguaggio che dipinge bene la pittura. Leonardo dice, è meglio della filosofia la pittura. Perché? E Marco Ticino lo diceva, parlava di imagines agentes, no? L'immagine, quando l'immagine ben formata, in prospettiva, eccetera, agisce nella sua nostra mente, ci fa capire come si possa rappresentare la realtà per quanto dolorosa essa possa essere, ma devo guardare in faccia e rappresentarla per come è. Questo è Alberti e questo è il grande successore di Alberti, Machiavelli. Proprio il timbro di questo umanesimo che io chiamo, estremizzando un po', umanesimo tragico, il timbro fondamentale ce lo dà il Niccolò Machiavelli, no? Il grande Machiavelli, no? Dipingere la realtà, anche lui usa l'immagine, la metafora del dipingere, per dire una rappresentazione della realtà per com'è, per quanto dolorosa sia, il che non vuol dire che mi limito a rappresentare la realtà, perché gli umanisti e Machiavelli hanno dei fini, ma nessun fine è sensato, nessun fine può assumere un vero valore se non si fonda su una pittura realistica della situazione. Quindi pittura realistica della situazione su quella base, fini, perché noi siamo anche virtuosi, o possiamo essere. E quindi la virtù consiste appunto nell'indicare dei fini che superino di nuovo il tema del superamento, dell'oltrepassamento, eccetera, lo stato di cose presenti. E per l'umanesimo questi fini quali erano? Erano complicatissimi, si complicavano, si accorvigliavano, erano drammaticissimi. Il primo, li metto, bisognerebbe spiegarli di più, nei libretti in qualche modo sono spiegati, ma sono grandi temi, no? Il primo, ci sarà ancora la cristianità? Grande tema, grande problema. Molti di loro, molti di questi umanisti certamente erano assai spiriti, assai libertini, come Giovanni Battista Alberti, come Machiavelli, però la domanda li angosciava tutti. Non entriamo in un'epoca in cui la cristianità, questo formidabile elemento che ha fatto l'Europa, dopo la caduta dell'impero, l'Europa, i popoli europei si sono formati accomunandosi in qualche modo intorno a questo, intorno a queste idee. A che cosa? Sta disgregandosi la comunità cristiana, la Repubblica cristiana.
si sta disgregando e ci sono segni spaventosi, no? Il secolo si apre con il rogo degli ussidi, primo grande segno di quello che poi esploderà nel fuoco e che accompagna tutto il 400, questa crisi religiosa. L'unità cristiana si sta dissolvendo. A metà secolo la caduta di Costantinopoli, di Bisanzio, la caduta dell'impero romano d'Oriente, in mano degli ottomani, segno apocalittico, tutti gli umanisti lo leggono in termini apocalittici, a partire da Pio II Piccolò, grande papa. Fine secolo, Savonarola, proprio di Savonarola, tra due voti. E pochi anni dopo l'esplodere della riforma luterana. È finita la cristianità? E che cosa ci tiene insieme se viene meno la cristianità? Bisogna riformarla la cristianità, ecco, analisi spietata della situazione, virtus. Bisogna riformarla la cristianità. In che senso gli umanisti, quasi tutti, intendono la riforma, quasi tutti in termini più o meno accentuati, in termini più o meno polemici? In un senso francescano, il Papa, il santo dell'umanesimo è Francesco, ma dell'umanesimo a partire da Dante Giotto, no? Ci ho dedicato un libretto tempo fa, no? L'immagine di Francesco in Dante Giotto. Il santo continua a essere quello, Francesco, cioè riforma in che senso? Paupertas, altissima paupertas. La Chiesa deve riformarsi nel senso francescano, nel segno francescano della povertà. Tutti lo dicono, gli umanisti. Abbandonando che cosa? Abbandonando una sterile teologia. Per loro le teologie, le grandi teologie medievali appaiono sterili da questo punto di vista, badate, molto pratico, perché poi Lorenzo Valla, l'altro grandissimo Lorenzo Valla, ha molta stima per San Tommaso, eccetera, ma non gli interessa la teologia. Gli interessa che gli appare molte volte sofistica, molte volte basata su una cattiva lettura del testo, soprattutto di Aristotele, ma quando sono stili medievali, non conoscono il greco, quando interpretano questi termini, eccetera, eccetera. Ma non è questo il punto fondamentale. Il punto fondamentale è l'atteggiamento prassistico di questi umanisti anche in tema di riforma religiosa. Che cos'è l'immagine agente che mi fa agire in un certo modo nella cristianità? Qual è l'immagine agente della cristianità? Ma l'immagine del Cristo povero. Quella è l'immagine agente che mi fa agire nel senso della riforma. Quella è l'immagine agente, non le disquisizioni teologiche con cui se la prendono tutti, l'Alberti, Valla, ma anche gli stessi neocattolici fiorentini. Immagina gente il Cristo, quale Cristo? Ma è Cristo di Piero della Francesca, andate a San Sepolcro, quello, no? Quello. Quel paesaggio spoglio, sano, lui, no? Austero, severo, disincantato, realista. Quello. Quelle sono le immagini che agiscono. La cristianità deve riformarsi in quel senso, ma c'è anche la crisi politica, che sarà quella che interessa di più Machiavelli, che è anche interessato alla crisi religiosa. Un bellissimo libro recentemente uscito proprio su Machiavelli, sono usciti due molto belli recentemente, quello di Aso Rosa e quello di Michele Ciliberto. Quello di Michele Ciliberto, il capitolo più bello, è proprio dedicato al rapporto tra Machiavelli e Savonarola. Anche la crisi politica, che si combina in Savonarola, la crisi religiosa e la crisi politica. E qual è la crisi politica? Il 400, nelle storie fiorentine, Machiavelli lo vede bene, il 400 è anche un grande secolo politico per l'Italia. Questi ducati, questi stati, guardate, Mantova, Ferrara, lasciamo perdere Firenze, Venezia, Napoli, cioè grandi potenze. Non solo culturali, anche economiche. È un'epoca d'oro da un certo punto di vista per il nostro paese, non c'è dubbio. Non siamo soltanto maestri dal punto di vista del pensiero, della cultura, eccetera, di tutta Europa, ma anche potenze reali. Però la crisi è evidente, è regime debole, mentre
che cosa, e questo un po' dappertutto, in tutti i vari ducati, stati, staterelli. C'è Venezia, sì, Venezia è un po' una sorta di utopia per molti di loro, però non ce la fa. Non ce la fa perché ogni volta che cerca di svolgere un'effettiva politica di egemonia su tutta Italia, ecco che tutti gli altri si coalizzano per impedire che ciò avvenga. Cioè, grandi città, quelle italiane del 400, ma tutto sommato ognuna interessata ad impedire che emerga una potenza egemone. Ma cosa sta avvenendo parallelamente in Europa? Sta avvenendo perché per l'appunto si formano contro questi vari ducati, principati, eccetera, eccetera, si formano potenze egemoni. Nascono che cosa? I grandi stati moderni. E allora qual è il problema? Allora qual è quello che dirà Machiavelli? Italia. Non state a guardare appunto l'epoca dopo, l'epoca mi dice allora. No. Il moderno sarà dominato dalla forma Stato. E in Italia la forma Stato non riesce a farla nessuno. E questo cosa comporterà? Comporterà che l'Italia sarà divorata dai barbari. Barbari li chiama Machiavelli. L'Italia non riesce a farsi Stato e sarà condannata perciò alla decadenza. Tutti gli umanisti hanno presente anche questa prospettiva politica. Tutti chiedono nei fatti più o meno esplicitamente che si trovi una concordia politica tra i poteri italiani, tra i potenti italiani. Fallisce, come esattamente come la prospettiva di riforma religiosa. Fallisce. L'umanesimo si chiude in un naufragio. In un naufragio. Queste grandi idee che rappresentavano la realtà e indicavano la soluzione, la riforma della Chiesa deve venire in quel senso. I diversi stati italiani devono trovare, qualcuno deve egemonizzare questa situazione, ma è difficile, quasi impossibile. Guardate Machiavelli che non cerca disperatamente di qualcuno. Troviamo bene qualcuno, chi trova? Alla fine della vita addirittura va in cerca che sia la Chiesa quella addirittura, della sua follia politica, no? Quella che aveva la potenza, che aveva denunciato come quella che principalmente impediva l'unità politica. Alla fine cerca tu Chiesa, non capisci che il futuro di questo continente e quindi del mondo, perché allora l'Europa era il mondo, il futuro di questo continente sono gli stati nazionali. Possibile che ancora non capiate che piccolo non è bello anche quando è bellissimo come Firenze, come Mantova, come Ferrara? E figuratevi quando non è bellissimo quanto sia bello un piccolo. Questo, quindi queste prospettive religiose, pratiche, questo senso pratico, altro che speculativo, che cosa è lui? Altro che speculativo, altro che un teorema così astratto, questo timbro prassistico, questo impegno religioso, civile, marca questo periodo sulla base appunto di quell'antropologia che può giungere a volte addirittura a tonalità pessimistiche, comunque, perché se voi leggete qualche pagina dell'Alberti, delle intercenali, voi trovate di fronte a passi che sembrano una traduzione in latino delle operette morali di Leopardi. E per me questa è la linea poi del pensiero maledetto italiano, come mi piace dire, no? Il Dante del monarchia, Alberti, Palla, Machiavelli, Uno, Giordano Bruno, Vico, Leopardi. È la grande tradizione dell'umanesimo tragico italiano. Purtroppo, ripeto, pressoché ignorato, fuorché alcuni momenti, alcuni autori, soprattutto nell'idealismo classico tedesco, dalla grande filosofia europea contemporanea. Ma l'idealismo classico tedesco, di Hegel, poi di Schelling, alcuni di questi autori di questa linea maledetta li avevano individuati. Schelling,
cita e dà luogo al suo Giordano Bruno, Hegel e poi i suoi allievi hanno ben presente, sempre più presente, e non solo in Italia, Giambattista Vico, alcuni momenti di questa straordinaria linea di pensiero, di questo linea di pensiero che proprio è genus italicum, alcuni di loro li avevano presenti. Vorrei finire con un altro aspetto, no? che non ho affrontato nel libro, perché il libro mi interessava dare l'idea di questa interpretazione, credo abbastanza radicale, dell'umanesimo, senza dovermi soffermare su analisi molto particolari. Ma c'è un aspetto che è molto importante e che trovate un po' dappertutto, insomma, in quest'epoca di crisi, il simbolo di quest'epoca di crisi è quello che vi trovava un grande interprete dell'umanesimo e poi del Rinascimento, come Abi Warburg, no, Warburg, e quale, cioè, qual era? Lui l'aveva capito bene, insomma, è un periodo in cui l'uomo è in lotta interiore, ripeto, non lotta, in lotta interiore tra sé, la sua ragione, quella ricerca di quel linguaggio illustre, di quella rappresentazione delle cose come sono, per quanto dolorose siano, che si alimenta di quel tipo di lettura del classico. L'uomo è in lotta per giungere a questa ratio, a questo logos, e nello stesso tempo nella sua interiorità è anche abitato da lei. L'uomo in questo conflitto tra ragione e demone, che vengono rappresentati come demoni astrati, no? Allora tutta anche l'astrologia di questo periodo va letta in questo senso qui, il grande quadro in cui questo conflitto viene rappresentato, anche se non emerge così esplicitamente, è a Ferrara, al Salone dei Medici a Palazzo Schifanori, che molti di voi avevano visitato, il nostro mondo sublunare dove si svolgono i nostri traffici, i nostri commerci, le nostre relazioni. Il mondo sublunare è sottoposto a un duplice influsso, le altre due fasce sopra, la fascia intermedia, la fascia dello zodiaco, che è fascia demoniaca. Quegli astri che diceva Dante inclinano, ma non determinano, libero arbitrio, ma mai libertà assoluta, libertà finita, perché l'astro, il carattere, il demone, te lo inclina e mai te ne libererai. Quindi la fascia intermedia, che è la fascia demoniaca, dove appaiono anche le figure dei decani, che sono figure spesso mostruose, no? La fascia intermedia, quindi, influenza nel mondo sublunare, ma sopra il mondo limpido, il mondo degli dèi, il mondo luminoso. Entrambi, ma il mondo degli dèi, la fascia superiore, per arrivare a noi deve filtrare attraverso il mondo astrale, il mondo degli astri, il mondo buio, il mondo scuro, il mondo del demone. Quindi vi è quasi una duplice lotta in noi nel ricevere questi influssi e nel determinarci a seconda di come li riceviamo, a seconda di come riusciamo ad accoglierli, eccetera, eccetera. Ma poi c'è anche una sorta di lotta tra le altre due fasce, tra la fascia degli dei olimpici, dove appaiono in tutto il suo chiarore, appunto, i diversi mestieri, le diverse vocazioni, le diverse professioni, eccetera, eccetera, e il mondo confuso dei decani. Confuso di idee. Questa è l'immagine dell'uomo che è l'umanesimo, no?
un essere in lotta, nell'agonico. Essere agonico, in lotta, ma anche agonico. E quindi con questo elemento continuo di ansia, di angoscia, se si vuole, no? Di angoscia, perché ogni tua decisione, ogni tuo atto di decisione sei di fronte ad un bivio, così come proprio a Palazzo Schifanoia vedi bene se lo interpreti così, anche se le figure non hanno forse sempre il senso di questa drammaticità, ma l'idea che ti guida quella rappresentazione è chiarissima. Sei di fronte a un bivio. Per chi mi decido qui? Naturalmente a Palazzo Schifanoia i nostri la fascia sublunare, la fascia della nostra vita quotidiana è rappresentata come relativamente sicura, certo. La pittura, anche se volete di Goh, non è certo una pittura al Valerio Battista Alberti, neanche alla Valle, e neanche all'articolo della Mirandola, se interpretiamo come va interpretato l'Orazio sulla dignità dell'uomo. Tuttavia è chiarissimo il programma. Lì possiamo dire che quella fascia sublunare, dove si svolgono le vicende della corte di Ferrara, della città di Ferrara, eccetera, eccetera, bene, lì sono riusciti a ricevere sostanzialmente l'influsso della fascia superiore. Ma la fascia intermedia rimane, è lì, non viene cancellata manco per niente, con tutta la sua complessità, contraddittorietà, durezza. Possiamo dire che lì, a Ferrara, lì sono riusciti a vincere il demone, ma il demone propriamente non è vinto mai per sempre. Può essere sconfitto, ma tu la battaglia deve rinnovare ogni giorno. Puoi vincerlo sì, ma lo vinci ogni giorno, mai in modo definitivo. Il demone resta lì, la fascia astrale resta lì. Questa è la visione che hanno. E l'uomo quindi è sempre in qualche modo duplice. Questo è il motivo umanistico più forte in quell'autore che gli umanisti amano, anche se secondo me non come Dante, che è Petrarca. Homo duplex, diceva Petrarca di sé. Sono doppio. Non vorrei essere doppio, non dovrei essere doppio, perché lui, Petrarca, era profondamente cristiano. Com'è che sono doppio? Io ho messo mano all'arato, ricordate il Vangelo. E uno che mette mano all'arato non deve volgersi indietro. Io mi volgo indietro continuamente. Sono sedotto continuamente dai miei Virgilio, dai miei classici, sedotto continuamente, e invece dovrei guardare solo avanti, e sono cristiano. Uomo duplice, questa duplicità è il carattere più moderno del Petrarca, no? E più vicino appunto a questa visione dell'umanesimo che ho detto, no? Uomo costantemente in crisi, però libero. La libertà finita, ma possiamo decidere. Valla, anche su questo, pone un grande interrogativo. Il grande filologo, più grande di tutti, Valla, come filologo, pone un grande interrogativo. Sì. Ma valla a dimostrare tu questa libertà. Valla a dimostrare che non sei assolutamente determinato da quei cieli, da quegli astri. Vai a dimostrare che il tuo carattere in qualche modo te lo puoi scegliere, anche se con tutti i limiti nei termini finiti, no? che ho detto. No, diceva, non puoi, non c'è niente da fare. Non puoi argomentare sulla tua libertà. È un'idea insopprimibile. Quello che puoi dire è che se non ti credessi libero, tu uomo non potresti vivere. Questa è la finitezza radicale con cui puoi esporre il tuo essere libero. Non puoi articolare, non puoi dimostrare, non puoi fare un ragionamento
che dimostri, altrettanto poco tu puoi dimostrare, altrettanto poco tu puoi dimostrare l'esistenza di Dio, altrettanto poco. Questa era la pretesa vostra dei medievali, dimostrare l'esistenza di Dio, una teologia razionale. Ma voi non fate teologia razionale della cristianità, voi fate teologia razionale soltanto facendo gli aristotelici, ma il Dio di Aristotele, non vedete che non ha niente a che fare col vostro? Non vedete che il Dio di Aristotele è semplicemente la causa del movimento di tutti gli essenti e basta? Come fate a creare questi pasticci che appunto illudono e fanno fraintendere la gente? Il Dio dei cristiani è il Dio che chiede, è il Dio in cui Logos è Cristo, seguite Cristo. Fascisti. E la teologia naturale, la teologia razionale, smontata, decostruita dal Papa. Anche con volto appunto di questa idea di libertà, dice Dante. La libertà è il sommo dono di Dio, no? Il sommo dono che Dio ci ha dato è la libertà. Bene, vedi teologo, è un dono. Ora vuoi spiegare le ragioni del dono? È un dono perfettamente gratuito, gratis, cioè senza alcuna ragione. Lo diceva già Agostino. Se Dio dovesse ragionare, noi saremmo perduti, perché non abbiamo alcun merito da rivendicare. Se Dio ragionasse e ci risarcisse in base ai nostri meriti, saremmo tutti perduti, perché meriti non ne abbiamo. Che merito abbiamo per essere liberi? Nessun merito. È grazia, dice Dante. Balla, che ragiona laicamente, dice appunto grazie a qualcosa che non può essere spiegato né articolato, però posso dire, la virtù di Machiavelli, posso dire che se mi togli quest'idea, se agisci per sopprimermi quest'idea, se agisci per conculcarmi quest'idea, non posso vivere, e quindi appunto mi ribello. Insorgo, perché non posso vivere senza l'idea di essere libero.